e oggi ci troviamo nei pressi di Mormanno. Mancavamo da un po' di anni da queste zone, la strada è completamente deformata, ci sono proprio dei pezzi che sono quasi improponibili, è tutto un salta salta. Mormanno è un paese molto bello nel Parco del Pollino, una delle nostre mete dove abbiamo lasciato pezzi di vita a Gogò negli anni. La strada è completamente dissestata, vedete i cartelli, strada dissestata, arrugginiti. Abbiamo passato due o tre deviazioni che ci danno un po' l'idea di come sia stata combinata questa strada. E oggi, tra poco, imbocco l'autostrada e qui abbiamo in sottofondo un nostro carissimo amico che fa radio sul web, e mettiamo come sottofondo questo programma che ha fatto ieri sera, 27 novembre 2014. Ve lo voglio far risentire un attimo, proprio per farvi sentire cosa diceva ieri sera alla radio. Su questa bella canzone. E qui torniamo sulla nostra mitica autostrada SARC. Rieccoci. E rientriamo proprio allo svincolo di Mormanno. Così documenteremo anche questo ulteriore pezzo di disastro ambientale che si sta facendo. Altre gallerie nuove. Queste sono le vecchie. Thank you.
Sesto Salerno Reggio Calabria, direzione sud, Vasco Campotenese, Morano Castrovilla. Ore 10.45 del 28 novembre 2014. Musica gentilmente sponsorizzata da Mondo Radio Web. Grazie dell'ascolto, bravo Massimo. Ovviamente grazie per l'ascolto. Grazie a te Massimo per tutto quello che fai. Ok, terminata la musica, stiamo registrando da 9 minuti, questo è uno dei pochi tratti che ancora sono in costruzione della Salerno Reggio, e un'altra direzione un po' a rasuolo, come sempre. Eccoci qua. C'è il consorzio Italsa RC. Calabria, tanto martoriata e tanto bella, ma cosa ci riserverà questa nuova amministrazione regionale, iniziata da pochi giorni? Go, mi piaci tu! Thank you.
quasi oltre 10 km di deviazione tra Campotenese e Murano Castrovillari. Ed eccoci qua, finalmente lo singolo di Morano è libero. Grazie, alla prossima!